YouTube. Che pozzo di merda! Ma ormai è raro che uno YouTuber critica YouTube. Malissimo! Ma è doveroso che io lo faccio. Ormai YouTube è pieno di bambini. Se tu hai video per bambini, la gente guarda. Bambini, 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 basta! Bambini, esiste YouTube Kids. Ormai YouTube è diventato una scemenza, i video che spuntano sono sempre gli stessi YouTuber, stessi argomenti, copia e incolla, tutti si copiano, è così ragazzi. Ormai viviamo in un mondo dove tutti quanti noi siamo dei robot per bambini che vengono creati con lo stesso identico scopo di intrattenere i bambini, concentrati nello stessi schemi. Guarda caso, proprio come il cinema. Nel 1934 viene pubblicato il Codice di Hay, una serie di regole che i film dovete rispettare. Questo fino all'introduzione di un sistema di classificazione dei film. Al giorno d'oggi YouTube fa solamente cose uguali come il cinema degli anni 30. Se tu non guardi dei challenge, non guardi dei gameplay e non fai video su argomenti nuovi che interessano la gente, non fai nulla. Sapete che succede di ripetere le persone di essere loro stesse? Che sono loro stesse! I neri non diventano bianchi se li maltratti, gli omosessuali non diventano etero se non li torturi in modo... brota. Gli stabili restano disabili, le donne restano donne. Da che mondo è mondo, la gente può fare tutto ciò che vuole, senza restrizioni. Scott Gordon può fare il cazzo che gli pare, crede nell'uguaglianza di ogni individuo, e fa assolutamente quello che ritiene giusto per il suo paese, supportando i candidati con posizioni politiche e serenità economica, che così deve migliorare per essere nella nazione. È un repubblicano cristiano e a favore della vita, crede in Dio, e Dio solo l'opposto di lui. Anzi, esiste una versione volgare con l'opposto di lui, non è anime, dude. Ormai c'è gente che rinunciano alla libertà di espressione e censurano i vecchi video. Ma lo fanno per guadagnare. Se ti chiedono come va la monetizzazione, ci sono due opzioni. L'opzione 1 è di impedire al video di essere pubblicato. In questo caso non guadagni un cazzo di ciò che avevi speso per farlo. Oppure l'opzione 2 è di tagliare le scene inappropriate come vuole YouTube. Così, al costo di rovinare l'opera come l'avevi inteso. Se la cosa diventerà troppo grande, la gente smetterà di guardare YouTube. Ma il vero motivo della censura su YouTube è che la gente ha paura dei genitori e delle loro reazioni. Per esempio Harry Weinstein voleva tagliare Principessa Mononoke. Ma arrivò una katana con su scritto niente tagli e non lo fece. Oppure è un caso da scemi! Con One Million's Mamma che io voleva cancellare The One House perché secondo loro contenevano messaggi sul satanismo! Ma se i genitori impediscono ai bambini di guardare un prodotto, il prodotto non guadagna, va in bancarotta, viene interrotto e chiude. Dietro un video ci sono persone che fanno lavoro e vengono pagate o non vivono. E nessuno guarda un prodotto, si fa fallire un'azienda. Quindi sono tutti quanti vittime della censura, anche se ora non c'è più la propria censura che si occupa di censurare. Dietro FNAF c'è stata una sola persona. E a FNAF World Security Breaches ci sono stati Activo Studios, c'è un gruppo di persone, e a FNAF Fire e Live Mix. La colpa della censura, della responsabilità di ciò che i bambini guardano, è stata sempre dei genitori. Nulla può cambiare questo fatto. Chiunque dovrebbe poter fare l'arte che vuole, per quanto stupida, trash, intentata possa essere. Non è colpa di YouTube se le persone si comportano in un certo modo. Non è di Google la colpa, ma la colpa è nostra se ci comportiamo così. Se un bambino è sotto la tua tutela, il compito tuo è educarlo, non accetto un video su YouTube o della TV o mio FNAF. Insomma, sei un genitore, occupati di tuo figlio! Non mollando davanti a YouTube, non abbandonando a te stesso, lasciando che altri lo crescono! Sei tu il responsabile!
i valori. Se tu vuoi insegnare quello che vuoi insegnare, ma insegnalo! Non prendere da YouTube se il bambino impara una parola. Cioè, sei tu che hai lasciato davanti a YouTube! Nascondigli il mondo reale, comunque. Non serve a nulla, perché il mondo è là fuori. Se il bambino non lo vede su YouTube, dove sei dal vivo? Il mondo è qui. Lo aspetta, ed è pieno di tutto ciò che hai nascosto. Lo vedrà con o senza idee. Educate i bambini a capire quello che stanno guardando, per fare in modo che quando guarderanno la patrulla di Tom e Jerry li saranno non perché è nera, ma perché è divertente. È orribile che i youtuber si debbano limitare a quello che posso raccontare semplicemente per questo, ma deve essere possibile farlo. Resta offensivo, sì, ma resta anche un'espressione artistica, deve essere libera sotto ogni punto di vista. Non puoi dire bugie, non puoi dire fake news, e non puoi convincere le persone a fare cose contro la loro volontà, ma puoi nella finzione fingere qualsiasi cosa. Non ha senso che posso fingere cose proibite. È responsabilità vostra il fatto che esista meno la censura. Assicuratevi che non esista più. Quello che voglio è dividere i video per sezioni. Anziché tagliare, perché non valutare i video su YouTube? I porno su YouTube dovrebbero essere pubblicati su Pornhub. Cazzo, sono porno, cazzo! Anziché cancellare cose dal video, avvisiamo il pubblico che del fatto che certe cose non fossero dette ai bambini. Così stanno i genitori a decidere. Ma non è il compito dei genitori anche insegnare ai figli che cosa stanno guardando? Assolutamente. Se ci fossero arrivati subito si sarebbero usato un sacco di problemi. Guardate, che ne pensate di questa situazione? E qual è la peggiorazione fatta da YouTube? Voglio vedere nei commenti degli esempi, che magari un giorno ci faccio un video in cui le accolgo. YouTube ormai non ha più lo splendore di prima. Ogni volta vado a un sito di Wayback Machine solo per vedere YouTube come era nel 2005. Ma poi non c'è più Flash, porca di quella puttana! Io mi chiedo da dove è iniziato tutto questo? Dall'apocalipsi o dalla legge coppa? O poi dal 2020, non lo so, fate voi.